Questo in qualche modo è un evento che si collega a quello che abbiamo vissuto una settimana fa, due settimane fa, è la giornata della memoria. I fatti storici che si sono realizzati subito alla fine e subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, che hanno visto protagonisti tanti nostri concittadini, tanti nostri connazionali, vittime innocenti di una persecuzione veramente oggi quasi diremmo senza senso, si collegano in qualche modo a quegli eventi drammatici che hanno riguardato l'Olocausto e lo sterminio di ebrei e non solo di ebrei nei campi nazifascisti e la violenza dell'uomo nei confronti dell'altro uomo. È qualcosa che purtroppo anche oggi si verifica, ecco perché noi abbiamo il dovere di ricordare e trasmettere ai ragazzi, alle giovani generazioni, questa cultura del rispetto, della tolleranza, della capacità, i nostri ragazzi devono avere la capacità di discernere il bene dal male e isolare il male. Questa giornata che è stata istituita anche abbastanza recentemente, questo giorno del ricordo, è un po' come dire finalmente abbiamo capito che questi eventi così tragici meritano non solo rispetto e riconoscimento, ma il giusto risalto per far sì appunto che non si verifichino più. Sono il nipote della medaglia d'argento e di Carlisi Angelo, morto nelle foibe nel maggio del 1945, che è stato prelevato dalle milizie titine e è stato infobbiato. È stato un periodo tristissimo della nostra storia, come ho detto poco fa al prefetto, cioè perché è stata una resa dei conti gravissima, perché la resa dei conti della scelta del colore politico, che in quel periodo il colore politico era il nero. Ma che cosa c'entrano i bambini con il colore politico? Decine di bambini piccolissimi, il loro colore politico qual è? Se non l'arcobaleno, dei vecchi grandi che non riconoscono più nessun colore, qual è l'azzurro, qual è il verde, qual è per l'età e per tutte le cose. Tantissimi sacerdoti che sono morti, il colore politico del sacerdote no, i colori abbracciano tutti i sacerdoti, tutti i colori di tutte le persone, bianche, rosse, verde, azzurre. È stata un'immane tragedia, terribile. Che Dio abbia una misericordia di queste situazioni che si sono verificate. Però il suo giudizio, questo io non lo so, come è andato a finire, di questo crimine terribile che si è verificato in questi anni, che si sono succeduti in tutti questi periodi. La settimana scorsa abbiamo ricordato il giorno della memoria, adesso è il giorno del ricordo in favore di un nostro concittadino che è stato vittima delle foibe. Purtroppo la linea comune tra il giorno della memoria col giorno della ricordo è proprio i regimi totalitari che hanno rappresentato una macchia nera della nostra storia contro il rispetto dell'umanità, contro il rispetto dell'uomo. Ed è corretto, anche se in ritardo, ricordare questi eventi, condannare questi eventi affinché appunto l'uomo non possa ricadere negli errori del passato.